Una card fiorita stupenda oggi per il Natale di Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi faremo insieme una card semplicissima ma di grande, grande effetto. Prendete la stella di Natale che abbiamo fatto insieme in questo video e spostatevi con me sul piano da lavoro. Andiamo! Ed ecco l'occorrente per creare la nostra elegantissima card di Natale. Innanzitutto una stella di Natale. E sì, visto quanto le stiamo usando, le trovate il video cliccando qui, andando nelle schede informazioni oppure nel box informazioni. Le abbiamo fatte insieme con la carta, vi ricordate? Un bel nastro del colore della stella di Natale, della colla in stick o della colla a nastro, esattamente la stessa cosa, dello scotch biadesivo, ma se avete un nastro dorato non avrete bisogno dello scotch biadesivo perché dopo vedrete il perché. Io con questo farò un washi tape dorato, un paio di forbici, un tagliabalza, una matita, la squadretta, una bella carta, un bel cartoncino avorio su cui fare la nostra card. È con questa bellissima carta glitterata che ho preso da Tiger, 2 euro un rullone enorme, e quindi userò per il frontespizio della carta proprio questo glitter e farò il glitterato anche il washi tape, come vi dicevo, una sorta di nastro adesivo che quindi potrete in caso sostituire con un nastro dorato. Cominciamo subito. Innanzitutto decidiamo quanto deve essere alta la nostra card, e questo dobbiamo deciderlo in merito anche a quanto è grande la nostra stella di Natale. Una bella card grande di 19 cm. A questo punto ritagliamo l'eccesso di cartoncino. Dobbiamo decidere quanto deve essere larga la pagina del nostro bigliettino, quindi vorrei che la mia paginetta fosse 15 cm. Togliamo l'eccesso con il tagliabalza, naturalmente. A questo punto segno il centro della mia carta con qualcosa che sia tipo un bulino, un dotter, che non ho qui con me, quindi prenderò un coltello e lo farò con il retro del coltello. Ok, e così andrò a piegare in maniera molto semplice la mia card. Abbiamo detto che è una card di 15 cm per 19 cm. Ora io devo fare una controcopertina che sia leggermente più piccola di questa, di un centimetro, quindi ne farò una, farò un rettangolino di 14 cm per 18. Prendo la mia carta glitterata. Benissimo, quello che ho adesso sarà questa guardia su cui dovrà insistere, vedete, la mia stella di Natale. Cosa farò? Prenderò il mio scotch biadesivo, taglio il pezzetto che mi serve e lo adagio lì dove voglio che aderisca, cercando di essere precisa, o meglio, mettendolo dritto, diciamo. Quindi cercherò di metterlo dritto. Ok? Ed eliminerò l'eccesso, uno da una parte e dall'altra. Adesso spiccico il lembo superiore di protezione e appiccico su di esso il mio nastro. Fatto ciò, faccio la stessa cosa anche in orizzontale. Prendo il nastrino e lo adagio sullo scotch, così. A questo punto prendo la carta glitterosa, glitterata meglio, e applico dietro un nastro di scotch, così, la porzione che penso possa interessarmi. Perfetto. Ovviamente elimino l'eccesso e col tagliabalza rifilo la porzione di nastro che mi interessa. Ok, a questo punto prendo la mia card
Inserisco i pezzettini di scotch al centro del nastro bianco. A questo punto quello che avremo sarà questo, una foderina da dover applicare sul frontespizio del nostro biglietto. E allora facciamolo subito. Per farlo potete usare o la colla in stick oppure la colla roll. Io userò quest'ultima e appiccichiamo. Ok, al suo posto la nostra copertina, così, visto, facilissimo. E tra l'altro con la colla a rullo un lavoro pulito e senza spessori alcuni. Adesso però dobbiamo mettere su l'ultimo pezzo e allora per questa prendiamo un puntino di colla attaccatutto che non vi avevo detto tra i materiali, ma potete usare anche la Vinavil, lo scotch biadesivo, quello che vi pare, e appiccichiamola dove vogliamo che stia. È la nostra super elegantissima card per augurare buone feste, è pronta. Guardate che bella in tutto il suo splendore, è elegantissima e ci farà fare un figurone da regalare a un'amica speciale, alla mamma, alla persona a cui si tiene di più magari durante la serata. Bene, ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Che bella la nostra card, non è semplicissima da fare, è bellissima come resa. Bene, io auguro un Natale d'effetto veramente a tutti voi e in questa preparazione al Natale spero che vi stiate divertendo con le creazioni di arte per te. Se questo video vi è piaciuto infiocchettatevi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto sempre, mi raccomando, su tutti i miei social, i link li trovate qua sotto, Facebook, Instagram, ma soprattutto vi aspetto sul mio secondo canale Ombretta, questo è il link, e sul mio canale di cucina, quello che ho insieme a Gabriele, Due Cuori Una Cappa. Anche lì stiamo facendo cose buonissime per il Natale, vi metto qui il link, cliccate e accederete direttamente. Io invece qui su Arte per Te vi aspetto per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale e ciao!